La scena dell'omicidio di Marion Crane è una delle sequenze più famose dell'intera storia del cinema. Ed è proprio da queste immagini che voglio cominciare l'analisi semiotica del film, perché all'interno della scena Hitchcock ha inserito una serie di dettagli che ci permetteranno poi di accedere al significato più profondo della sua opera. Per iniziare, guardate il modo in cui Norman Bates irrompe nell'inquadratura. La porta del bagno si spalanca, proiettando un'ombra che si avvicina lentamente. Anche la videocamera si muove, superando Marion, che sembra non accorgersi di nulla. All'improvviso l'assassino scosta il telo della doccia. Ecco, fermiamoci un attimo su questa immagine. Il regista, come vedete, taglia la scena in due. Il fondale è ripartito in una zona più scura che contrasta con la parete chiara. E allo stesso modo, la sagoma di Norman, che è completamente nera, si oppone alla lampada bianca. Il chiaroscuro qui, ed è questa la cosa fondamentale da comprendere, assume un valore simbolico. L'intero film è costruito infatti sul contrasto visivo, è costruito sulle linee che sezionano la composizione. Perfino nei titoli di testa ricorre questo schema visuale che rappresenta, come poi vedremo, il conflitto emotivo e psicologico dei personaggi, ma anche dello spettatore che vive inevitabilmente la narrazione. La scelta di girare il film in bianco e nero, malgrado nel 1960 fosse già possibile usare la pellicola a colori, sottolinea proprio il fatto che Hitchcock abbia voluto attribuire un valore espressivo al chiaroscuro. C'è poi un dettaglio tecnico che sottolinea questo aspetto. Il sangue che noi vediamo cadere ai piedi di Marion è incredibilmente scuro, anche troppo, pensando alla trasposizione cromatica in bianco e nero. Il regista ha infatti usato dello sciroppo di cioccolato per creare un contrasto visivo ancor più marcato, che dunque diventa un tratto simbolico. Quello stesso sangue viene poi risucchiato insieme all'acqua nello scarico della vasca, il quale si trasforma in dissolvenza nell'occhio senza vita della donna. È interessante il fatto che il sangue, di per sé un simbolo della vita, sprofondi qui in un abisso che Hitchcock fa coincidere proprio con l'occhio di Marion. Sembra che il movimento del liquido voglia in qualche modo raccontare la discesa nell'oscurità dell'inconscio umano. Ecco, torniamo un attimo sul frame dove compare l'assassino. La semiotica della fotografia insegna ad analizzare la dimensione topologica di un'immagine. Semplificando un po', possiamo dire che la posizione degli elementi all'interno della composizione produce sempre un'interpretazione delle immagini di stampo culturale. Di fatto, noi siamo talmente abituati a leggere un testo da sinistra a destra che percepiamo il medesimo schema di causa ed effetto anche all'interno di una fotografia. Questo ulteriore significato viene definito semisimbolico perché non possiede un valore assoluto, ma funziona sempre all'interno di contesti specifici come quello di un fotogramma. Ora, perché Hitchcock ha scelto di inquadrare Norman a sinistra dello schermo? L'assassino, tra l'altro, impugna il coltello con la mano destra. Dunque, se la sua sagoma fosse nel lato opposto dell'inquadratura, noi vedremmo l'arma al centro esatto dell'immagine, creando una tensione, una violenza maggiori. Io credo che questa scelta non sia affatto casuale. L'ombra del killer occupa la metà sinistra dell'inquadratura perché rappresenta l'inconscio, rappresenta l'abisso della psiche di Norman Bates. È solo immergendoci in quell'oscurità, se ci pensate, che possiamo comprendere davvero le azioni dell'uomo e fare luce sul mistero rappresentato nel film. Ancora una cosa, il fatto che l'assassino impugni l'arma con la mano destra è un dettaglio molto importante. Tenetelo a mente perché ci ritorneremo. Analizziamo ora l'impianto narrativo di Psycho. La prima parte del film si concentra sul personaggio di Marion, una giovane donna che ruba impulsivamente $40,000 dall'ufficio in cui lavora come segretaria, nella speranza che quei soldi possano aiutarla a sposare Sam, un uomo con cui vive una relazione clandestina. Mentre si allontana dalla città, Marion si imbatte nel Bates Motel gestito da Norman, un giovane oppresso dalla madre prepotente e autoritaria che rappresenta, in termini psicanalitici, il suo altro da sé.
Lo psicopatico che dà il titolo al film sembra dunque essere inizialmente Marion, che fugge mentre si sviluppa in lei una crescente paranoia per le conseguenze del suo crimine. Ma quando viene uccisa, il focus narrativo si sposta inevitabilmente dalla rapina all'omicidio. Hitchcock inserisce un colpo di scena clamoroso per il quale lui stesso conia il termine MacGuffin. Il MacGuffin è un motore virtuale che serve a deviare l'attenzione del pubblico intorno a un elemento pretestuoso, il quale crea uno shock negli spettatori che sono costretti a ridiscutere mentalmente tutto l'impianto narrativo che hanno vissuto fino a quel momento. La critica cinematografica classica tende ad analizzare l'opera di Hitchcock in un'ottica formale, giustificando la peculiarità strutturale del film in funzione di questo colpo di scena. Tuttavia, considerando che l'arco narrativo di Marion occupa oltre 45 minuti, cioè più di un terzo della trama, risulta davvero difficile credere che il suo ruolo si riduca all'essere solo la vittima del delitto. Esiste infatti un secondo e più profondo piano di significazione che ci permette di rileggere la trama di Psycho alla luce di una perfetta ricorsività psicologica. Torniamo alla semiotica e al valore simbolico che il regista attribuisce al chiaroscuro. È proprio il contrasto visivo a introdurre il concetto freudiano del doppio perturbante, fondamentale per comprendere il film. Il padre della psicanalisi è stato uno dei primi studiosi a notare la comparsa di uno stato d'ansia e di inquietudine quando vediamo qualcosa di incredibilmente simile a noi che tuttavia risulta essere completamente separato dal nostro corpo. Il principio del doppio perturbante si sviluppa in Psycho in modo manifesto all'interno del rapporto fra Norman e sua madre, ma anche, ed è questo l'aspetto fondamentale, fra Norman e la stessa Marion. Hitchcock inserisce uno schema visuale molto preciso che suggerisce questa lettura. Quando i due personaggi interagiscono fra loro, troviamo infatti quasi sempre uno specchio all'interno della composizione, come a sottolineare che i due comprimari si riflettono reciprocamente. Slavoj Žižek, nel suo libro The Parallax View, spiega che Norman e Marion esprimono il loro rapporto in una continua ricorsività che può essere descritta virtualmente dal nastro di Möbius. Se all'interno della figura noi proseguiamo abbastanza a lungo in una delle due superfici, ci ritroviamo improvvisamente sul suo rovescio. Allo stesso modo, le storie di Marion e Norman sono complementari e legate fra loro in un rapporto di ciclicità infinita. L'intreccio dei due personaggi si sviluppa lungo tutto l'arco del film e si compie, a livello simbolico, nella chiave di volta rappresentata nella sequenza dell'automobile. In questa scena, Hitchcock modula il linguaggio formale cinematografico per evidenziare una trasformazione psicologica. Nella prima parte di Psycho, le transizioni sono scandite da lunghe dissolvenze che raccontano una dilatazione temporale. Nella sequenza dell'auto, invece, il montaggio è caratterizzato da tagli netti, dove le inquadrature si fanno sempre più strette, rivelando una progressiva immersione nella dimensione soggettiva della donna. Mentre il buio e la pioggia rendono quasi impossibile vedere ciò che accade oltre il parabrezza, il contrasto visivo diventa sempre più marcato. Stiamo passando dal giorno alla notte e, a livello retorico, dalla luce alle tenebre. La scena culmina con Marion che sorride guardando direttamente lo spettatore. Questa stessa identica inquadratura vedrà poi protagonista Norman proprio alla fine del film, chiudendo di fatto un cerchio infinito. La ricorsività psicologica dei due personaggi si sviluppa anche all'interno del rapporto che i due comprimari vivono con le figure autoritarie. All'inizio del film, Marion interagisce con il suo capo in modo ambiguo. Cassidy esprime una figura paterna che però proietta sulla donna un evidente desiderio di natura sessuale. Viceversa, Norman vive un complesso edipico mai risolto internamente al rapporto con il soggetto materno. Ed è proprio questa proiezione inconscia dello sguardo autoritario che ricollega i personaggi. La primissima scena del film mostra infatti Marion che discute con il suo amante. La donna dice all'uomo che non vuole più vederlo durante le sue pause pranzo all'interno di uno squallido motel. Oh, we can see each other. We can even have dinner.
Marion desidera una cena rispettabile con la foto di sua madre sul tavolo, cioè sotto lo sguardo simbolico dell'autorità. Quando Norman le porta la cena al Bates Motel, lui si dimostra a disagio rispetto all'idea di mangiare con lei all'interno della stanza da letto, la quale assume una chiara connotazione sessuale. L'uomo sposta dunque la cena a casa, che è piena zeppa di simboli dell'autorità materna. Gli uccelli impagliati sono un esplicito riferimento allo sguardo autoritario, e la casa stessa può essere descritta con uno schema freudiano, dove il piano del superio, in cui Norman si muove travestito da sua madre, opprime la dimensione dell'io, rappresentata invece dal piano terra. Lo scantinato, poi, è il simbolo dell'inconscio, dove prende forma il complesso edipico e si manifesta la rimozione psichica. Hitchcock ha realizzato la casa di Bates ricalcando un quadro molto famoso di Edward Hopper. I dipinti dell'artista americano sono immagini perfette per esprimere l'alienazione che caratterizza i suoi personaggi. Gli edifici, gli oggetti, le architetture di Hopper riescono ad emanare quella che Lacan chiamerà dimensione fantasmatica, ovvero l'elemento che filtra e scherma una realtà oscena e insopportabile. Guardate ora come contrastano visivamente le sagome della casa e del Bates Motel. La struttura orizzontale dell'edificio esprime il piano simbolico che lo psicologo francese definisce grande altro. Non a caso, la fantasia di Marion di cenare in modo rispettabile si compie proprio quando lei e Norman si spostano dal motel, e dunque dal contesto disdicevole per la società moralistica degli anni 60, alla casa dell'uomo. Per Lacan, l'amore è dare qualcosa che uno non ha. E infatti, quando Norman si accorge di aver esaudito un desiderio inconscio della donna, il fantasma della madre si impossessa del suo corpo e decide di uccidere il soggetto femminile che minaccia il loro rapporto edipico. Vi ricordate che l'assassino impugna il coltello con la mano destra? Ecco, facendo attenzione, è possibile notare che Norman compie invece tutte le azioni principali con la mano sinistra. È solo quando veste i panni della madre che inverte la mano dominante, sottolineando il fatto che la sovrapposizione psicologica qui è totale. È come se lo schermo fantasmatico prendesse forma ogni volta che la realtà irrompe nella sua vita. Noi sappiamo che è stato Norman a uccidere la madre e il suo compagno perché l'uomo era geloso del loro rapporto. La proiezione edipica, nata dal senso di colpa e del meccanismo freudiano di rimozione, si manifesta ogni volta che una donna irrompe nell'esistenza di Norman, il quale uccide ogni figura femminile con cui entra in contatto per eliminare qualunque interferenza erotica che rischia di far collassare questo sistema fantasmatico che gli permette di non dover affrontare la realtà. Infatti, quando Norman, privato del suo travestimento, scopre il cadavere di Marion, la sua reazione sconvolta lo porta a scontrarsi con uno dei quadri che rappresentano gli uccelli. La cornice che cade a terra è un simbolo dell'ordine autoritario che vacilla per un istante. Anche l'arco narrativo di Marion esprime lo stesso bisogno di rifugiarsi nella dimensione simbolica dell'autorità. La donna intreccia il suo destino a quello di Norman nel tentativo di rendere la sua condizione sentimentale moralmente accettabile. Ruba i $40,000 per cominciare una nuova vita con il suo amante e schermare, grazie al fantasma autoritario che le concedono i soldi, un impulso sessuale che non può tollerare nella sua cruda realtà. Hitchcock inserisce un ultimissimo indizio visivo per leggere questa ricorsività nella sequenza finale del film. Quando Norman sorride, il suo volto si sovrappone per una frazione di secondo a quello di Marion. Nello stesso momento, l'auto e il cadavere della giovane vengono ripescati dal lago. La verità riemerge infine dalle profondità dell'inconscio.